perché solamente quando hai un bambino con difficoltà di alcune cose te ne accorgi, solamente quando hai di fronte alla difficoltà la tocchi con mano e quel bambino non ce la fa leggere, ma non perché non si impegna, ma il semplice fatto che è una difficoltà che non dipende dalla sua motivazione, non dipende dal suo impegno, dipende da una